Buonasera e ben ritornati a questo appuntamento con il Laboratorio Salute, il nostro salotto zen dove noi ogni settimana possiamo coltivare tutto ciò che fa bene al corpo, alla mente, allo spirito e anche all'anima. Spero di avervi preparato una buona puntata, passeremo insieme ai nostri ospiti circa 2 ore. Incomincio subito con il presentarli, abbiamo con noi Michel Hardy, buonasera e benvenuto. Buonasera. Fondatore dell'approccio empirico di origini austriache ed è da quasi 30 anni che lei dirige diverse scuole in Italia, anche in Sicilia, quindi oggi ci porterà la sua esperienza, ci può raccontare qualche cosina di lei velocemente e poi ritorno da lei. Molto volentieri. La ringrazio. Io pensavo che fosse francese. Sì, ci credo. Michel Hardy suona un po' francese, però io sono viennese, che è ancora diverso. Viennese con discendenza asburgica, che per me vuol dire un po' parte cecoslovacca piuttosto che ungherese, perché si dice a Vienna, se non provieni da quelle parti là non sei una persona affidabile. E quindi da 30 anni che abito qui, base italiana. Da studente mi sono laureato in filosofia a Vienna, ramo artistico, e una cosa che ritengo abbia importanza, a 45 anni ho preso poi una laurea in discipline psicologiche a Bruxelles, ma questo come scelta, quindi ho visto che era importante apportare competenza a quello che avevo imparato che mi piacesse fare, che prima a 20 anni non lo sapevo. E da allora mi occupo dell'essere umano già prima, ma da allora ovviamente in maniera molto focalizzata, nella sua interezza. Quindi in tutto ciò che significa stare bene con se stesso, stare bene nella vita, nelle relazioni che tu intraprendi e, forse in questa puntata la cosa più importante, nel proprio corpo. Quindi tutto ciò, la relazione che ho con me stesso, biologicamente parlando, come si tramuta in che cosa. E, oggi magari poi più avanti vi posso illustrare che cosa vorrebbe dire stare bene nel proprio corpo. Ho varie scuole, ho 9 scuole in Italia. Purtroppo stare bene nel proprio corpo e stare bene con gli altri sembra sempre più difficile nella società in cui stiamo vivendo, anche in questo momento, diciamo, storico che stiamo attraversando, no? Quindi non diventa più facile, no? Questo senz'altro no. Sappiamo tutti cosa sono i fattori maggiori, lo stress, il terrore di quello che potrebbe succedere domani, l'inquinamento. Penso che un'analisi sociale non è necessaria per comprendere che siamo sempre più in difficoltà, però ci sono modalità in cui si riesce a fare una igiene emotiva, che mi sembra un passaggio importante che spesso manca oggi. Noi siamo abituati a consumare fino a quando è consumabile e poi incontro... Fermentiamo nella rabbia. Vedrai, fra poco vedremo anche la fermentazione, qui una fermentazione interiore che... Sì, la rabbia è uno dei argomenti, oltre la paura, l'ansia, la rabbia oggi è soprattutto quella arretrata. Quindi quello che proviene a situazioni del passato è soprattutto non la rabbia esplosa, che già riconosciamo una persona che è portatore di questa carica in eccesso, ma la rabbia implosa. Che è quella più, diciamo, distruttiva, no? Distruttiva implosa. Per noi stessi. Perché non riesci a far andare le emozioni e quindi ti tieni tutto dentro finché poi dopo... Immaginati... Un palloncino prima o poi... Esplode, no? Una pentola a pressione che da decine d'anni va su fuoco, su fiamma piccola, perché io non mi permetto di guardarla in faccia, di vederla, nella mia vita non c'è spazio per questa cosa, lo esorcizzo dove e quando posso. Ovviamente a tutti noi piace scegliere solo le cose belle, essere solo simpatici, affrontare la vita con un sorriso, alzarci in maniera spensierata, essere leggeri, a tutti piace.
e abbiamo tutti una specie di zainetto addosso, invisibile, che abbiamo già nella pancia della mamma. Infatti spesso i bambini escono con un zainetto che bagaglio. È troppo pesante per loro, non stare neanche in piedi. È vero. E da grande tendiamo a esorcizzarlo dove possiamo. Là dentro c'è tutto quello che ci è stato tramandato, non soltanto dalla nostra famiglia, ma anche oltre, una specie di corredo empirico, una consegna empirica. Poi la famiglia ha dato la parte sua, l'eredità familiare, spesse volte ci arrivano dei pesi che non sappiamo dove metterlo, e da quel momento in poi siamo occupati nella nostra vita a fare il slalom, evitando temi dove sappiamo, dove abbiamo dei buchi emotivi, cercando di girarci intorno, e arriviamo al momento in cui abbiamo però bisogno di guardare in faccia un disagio crescente. E io purtroppo incontro spesso volte persone con disagio crescente, a volte già disagi abbastanza avanzati. 30 anni fa ero uno dei primi che ha cominciato, forse ero il primo in Italia, per quanto so io, che ha cominciato a fare corsi oncologici. Quindi io mi occupo dell'essere umano sia in sedute individuali sia in gruppo. In gruppo c'è la forza che possiamo adoperare, che è il corpo. E quindi non soltanto il verbo, il parlarci, come facciamo in questo momento per comunicare, soprattutto in poco tempo non c'è altro, però quando abbiamo un giorno, due giorni di tempo, io posso utilizzare un catalizzatore che è una fonte incredibile. Perché la mente mente fondamentalmente, noi ci erogiamo esattamente ciò che vogliamo, però lui non sa mentire. È vero. Quindi utilizzare il tuo nostro sentire come leva per arrivare a ciò che veramente porti. Quando giochiamo insieme, perché quello che faccio è giocare con le persone, quando giochiamo insieme e tutti ridano e a te viene da piangere, o tutti piangono e tu non capisci perché quasi ti viene da ridere, c'è un perché. E questo perché nella vita si tramuta poi in tante situazioni diverse. Risalire a quel bagaglio che portiamo per me è diventato un impegno di vita, quindi io faccio nient'altro che, giocando con le persone, farli sfilare questo zainetto invisibile, metterglielo davanti, farglielo aprire e tirare fuori delle cose. E spesse volte succede che, ma come? Questa cosa io ce l'avevo da sempre? Ma che schifo! Ma che brutto! Ma e adesso cosa faccio? Ah, dicono proprio così, che schifo, che brutto? Uno spavento incredibile quando è bello stare nella luce ed è importante vedere anche la propria ombra. Quell'ombra che a nessuno piace e che nessuno vorrebbe vedere. Sono stati scritti milioni di libri su cosa è la cucina, come si può alimentare l'essere umano, come è buono l'alimentazione e il cibo, ma sulla cacca è stato detto ben poco. Ma è la stessa cosa che qui entra, da qualche parte esce. Nello stesso modo in cui sto nella vita, consumo la vita, vivo la vita, non è soltanto tutto rose e fiori. Le cose che non vanno da qualche parte vanno a finire. Noi abbiamo l'illusione che stasera vado a dormire, sono incazzato nero, domani mi sveglio, uccellini, il sole, sto di nuovo bene, tutto svanito. Non è vero. È semplicemente sceso a un livello più profondo dove si creano delle crosticine uno sopra l'altro fino a quando qualcosa succede. E normalmente succede, ci accorgiamo quando è già successo, è subappaltato, lo chiamerei io, a un livello fisico, biologico. Quindi incontro molte persone che non stanno più bene. Quando ho cominciato a fare i seminari oncologici, perché sto tornando dall'America, avendo incontrato delle persone, essendomi formato con dei terapeuti molto in gamba, che allora erano, fino ad oggi sono forse fra i più importanti in genere, parlando del corpo e parlando di come possiamo utilizzare il corpo per riscattarci, per uscire fuori
da quel peso che ci troviamo addosso nel nostro zainetto, ho cominciato a fare anche qui delle cose di questo genere. Là ho assistito a situazioni in cui normalmente non ci si potrebbe neanche parlare senza che ti prendano per ciarlatano, quindi specie di autoguarigioni di situazioni fisiche che erano ormai progredite a un certo livello, e invece come se esistesse un bottoncino che, schiacciato quello, a rewind, torna tutto come prima, ma già in fasi piuttosto avanzate. Io rimango generico a questo livello, comunque ho assistito personalmente, ho fatto io con persone. Cioè, ma quindi persone oncologiche in stadio avanzato che... Dove sono successe delle cose che, cioè, chiamiamolo... Che la patologia è svanita? Guarigioni spontanee. Guarigioni spontanee. Quindi oggi sappiamo, ma questo sappiamo da molto tempo, che esiste questo bottoncino, non sappiamo come schiacciarlo. E quindi è un bottoncino che fa sì che... Ma le è capitato quante volte? Non so, una? No, decine e decine. Decine di volte? Decine di volte. Beh, io e dove avevano queste persone il tumore? Se lo ricorda lei? Beh, questo qui ti possono linciare, dire cose facsimile. Quindi sto molto attento. Infatti ho smesso dopo alcuni anni che ho fatto questa cosa a Milano, fra l'altro in Lombardia, perché associazioni del settore dicevano che in questa maniera si crea un'illusione che poi non è vero, perché comunque è tutto autoguarigione, nel senso non è niente che fa lei, ma è la persona. Come se io fosse in grado di indurre un processo di guarigione, ma non voleva essere questo il messaggio. Il messaggio voleva essere che noi siamo co-creatori di qualcosa, e dal momento in cui noi prendiamo in mano la nostra parte, qualcosa succede. Non è detto, e non è l'unica cosa che sappiamo, che questo bottoncino, per schiacciarlo, per spingerlo, senz'altro parte da noi. Quando noi riprendiamo le briglie che abbiamo lasciato andare per una vita. E in tutto questo il corpo ha una potenza incredibile. Quindi una tecnica che ho utilizzato inizialmente e ancora oggi continua, una delle varie situazioni, è proprio il rilascio emotivo, che è un inizio di un viaggio, non è la fine di un viaggio. E immaginati una pentola a pressione che da decine d'anni va su fiamma piccola, e io comincio a introdurre una valvolina. Con questa pressione esce in maniera incredibile, sfiata, io la sento. Lo sento su tutto il fisico, lo sento sul piano emotivo, e da là comincia in qualche maniera il mio viaggio. Qui siamo in un argomento che senz'altro, come vi ho detto prima, appartiene a quella zona ombra che nessuno vuol vedere, la nostra rabbia arretrata e il rancore che portiamo. Spesse volte sento: ma io non ce l'ho questo rancore, soprattutto da persone carine come te, con ragazze. No, io ce l'ho il mio rancore. Tu sei consapevole, perché forse fai anche quello che ognuno fai. Ognuno di noi penso che sì. Molte ragazze entrano con questo sorriso meraviglioso, con i boccoli d'oro, con il loro baby doll, con le due a luce, si siedono là e dicono: io questa cosa non ce l'ho, io non ce l'ho con nessuno, io sto bene nel mondo. Mentre sento pace, dietro amore. Una cosa tic-tac, come se fosse una bombetta che sta andando, un temporizzatore. Questo processo con quale questa rabbia implosa lavora dentro di noi è una cosa... un meccanismo che ho conosciuto. Quando parlo di igiene emotivo parlo della possibilità di darsi questo momento di riscatto, partire per un viaggio in cui si riesce a prendere in mano proprio questi argomenti. Thank you.
Ben tornati in studio, abbiamo fatto questa breve pausa pubblicitaria, come vi anticipavo, ritorniamo a parlare con le dottor Ardì e parliamo adesso di Miracle. Abbiamo un video e poi lo commentiamo insieme perché siamo sempre nel campo praticamente della guarigione per il rilascio della rabbia e della paura. Vediamo. Sii presente a te. Forse ti sei reso conto che non è così scontato. Essere presente a se stessi. Quanto senti nella tua vita? Quanto ti permetti di sentire? Vince il libero fluire o la paura di farlo? Non si tratta di apprendere. Non si tratta di logica, si tratta di te, del tuo sentire e della tua percezione della vita, di quella vita che ti scorre accanto. Quante volte hai detto, quella persona a pelle mi piace o non mi piace, la mia pancia mi dice sì o no? Bene, vuoi venire a scoprire perché? Allora, sta pancia, oggi diciamo che è un po' il filo conduttore della trasmissione, molto spesso... molti di noi hanno provato veramente questa sensazione dentro di sé quando la pancia comunica o comunque quando sentiamo qualcosa dentro che ci dice sì e no. Quella persona a pelle pensate un po' che la pelle è proprio diciamo, l'organo più esteso nel nostro corpo ed è quello più ricco del microbiota. Perché? Cosa sono intuizioni? Che cosa succede? La dimensione del nostro sentire. È una dimensione primordiale, è onnipresente in ogni situazione, in ogni istante. In questo momento tu senti, io sento. E cerchiamo normalmente in questa società far finta perché vogliamo far vedere soltanto ciò che riteniamo ha senso in quel momento, come ci vogliamo porre in quel momento, ma la trama e l'ordito del nostro sentire scorre sempre e scandisce la nostra vita. Fin quando scadisce in bene non c'è problema, quando comincia a essere, come nella fermentazione, cominciano a essere batteri patogeni, ossia un sentire che è scomodo perché percepiamo disagio, percepiamo paura, percepiamo rabbia, allora a questo punto rimuoviamo, cerchiamo di mettere a tacere. E noi abbiamo vari modelli, modalità in cui mettiamo a tacere. Per far che cosa? Per dare spazio al pensare, al sembrare. Tutto ciò che è calcolato, gestito, controllato e quindi pensato, a noi rassicura. E quindi questa rassicurazione è un po' la garanzia della nostra vita. E poi ci troviamo da qualche parte infognato, come succede spesso durante la nostra vita, a ognuno nella sua maniera, a chi in maniera più estrema, a chi in maniera più leggera, perché magari incontra semplicemente problemi relazionali con se stesso, con i genitori, con i figli, che fanno sì che non sta bene in quel momento e in quel passaggio. Ci sono piccole situazioni corporee che magari diventa rossa quando entra in contatto con l'altro sesso, quando comincia a avere piccoli fastidi psicosomatici, o comunque lasciamo stare queste parole grandi, fisici, fino alla malattia conclamata. Comunque, a quel punto ci rendiamo conto che il pensare, il controllare, il gestire non ci ha portato lontano, è necessario, ma ha i suoi limiti. Ossia, l'approccio mentale come noi siamo abituati ad avere, l'essere mentaloidi, è qualcosa che distingue la nostra cultura, quindi è assolutamente benefico. Io per un po' ho tenuto, molti anni fa, già quando ero ancora a Milano, avevo lo studio a Milano, appena creato il mio primo istituto, ho fatto seminari di come stare meglio con se stesso, che faccio da sempre,
con la cosiddetta intelligenza italiana, e quindi c'erano da Sgarbi a Marzotto, c'era l'ampia scelta, era 30 anni fa, quindi la curiosità era tanta. Quindi la chiamavano spesso nei salotti anche? Era spesso da Maurizio Costanzo, insomma era tutto un giro in cui questa cosa destava la propria curiosità. E mi sono reso conto che l'essere mentaloide, molto là, lo vedi, è, in altre parole, più ho spinto l'energia verso l'alto a favore del nostro capire, delle nostre potenzialità intellettive, più siamo, ci siamo distolti da un altro ambito che è proprio quello del sentire, come fosse tagliato fuori. Do tanto spazio e potere a una parte di me, vuol dire togliere un altro potere a un'altra parte. Quindi lei riesce a leggere davanti, cioè noi, se siamo mentaloidi o voi, umanoidi? Tutti noi stiamo cercando di diventare umanoidi, nuovamente. Loro propongono una maniera di nicchia, che persone consapevoli che hanno compreso che nell'ambito della nutrizione è necessario fare questo, come io lo faccio nella mia nicchia, per poche persone rispetto alla massa. Così come noi nella nostra informazione facciamo un'informazione tra virgolette di nicchia. Questo è. Quindi la consapevolezza nasce dalla nicchia, è come fosse una piramide e poi scende lentamente. E sapere che tu hai bisogno di fertilizzare il tuo sentire vuol dire niente a una persona normale. Soltanto quando tu cominci a sperimentare cosa vuol dire nella tua vita, magari ieri ero, io ogni giorno faccio un sacco di colloqui, ormai li faccio online, quindi con tutte le parti del mondo, che è anche la cosa bella della tecnologia di oggi, con una mamma, sto già lavorando con le tue figlie, con una mamma a quale ho bisogno di spiegare perché le due figlie sono scontento di lei e del suo ruolo materno. Disperata, arrabbiata, non sa in verità come uscirne, perché fa il suo meglio. Fa tutto ciò che lei può fare, ha la sensazione di amare questi figli e loro sono scontenti lo stesso. Ha la sensazione di fare il meglio per questi figli e loro non lo vogliono. Cominciare a comprendere che il massimo o il meglio che tu possa fare a volte non è sufficiente ai fini empirici. Vedo che io e Jessica ci siamo un po'... E qui entra il discorso empirici e ai fini empirici, ossia secondo parametri personali tu sei fantastico. Io lo chiamo la verità personale della persona, approva le proprie scelte, approva proprie decisioni, il modo di porsi verso gli altri, altrimenti non lo farebbe, quindi anche con i figli. Però poi entrano parametri non più soggettivi, ma più oggettivizzanti, che io lo chiamerei, se l'uno è la verità personale, l'altra è la realtà empirico, ciò che succede realmente, a prescindere di ciò che tu credi che succeda. E questo, il più delle volte, è un gioco a quale molte persone si hanno bisogno di abituare, perché noi siamo... E quindi questa mamma, lei cosa gli ha detto, mi scusi, Che ha bisogno di fare proprio questo salto qui, fra... ciò che lei fa e mette in atto e fra ciò che la sua figlia percepisce che è reale, c'è fra la sua opinione di far bene, di dare amore, e fra ciò che l'altra parte arriva, c'è un gap. L'amore non arriva. Allora mi chiede, cosa arriva allora? Un po' agitato ormai. E non lo so, signora, non so come io lo chiamo fuffa. Ma come? Io do amore e arriva fuffa. Questa è una equazione non facile da comprendere.
Perché abbiamo questo, siamo egocentrici, siamo anche un po' arroganti, la mente arrogante di sua natura, e quindi per il semplice fatto che noi lo generiamo e con un buon intento, questa cosa ha bisogno di arrivare a buon fine. Non è vero, perché sulle nostre spalle abbiamo questo famoso zainetto che a volte è pieno di cose nostre che magari ci sono già tramandate, ma nessuno interessa veramente da dove vengono. Noi li abbiamo sulle spalle e abbiamo bisogno di fare qualcosa, noi, con tutto ciò. Altrimenti ci troviamo fra un po' in mezzo di un campo in cui non sappiamo più da dove riprendere la strada e c'è bisogno che qualcuno, in questo caso posso essere io, possono essere altre persone, ti faccia da indicatore. Guarda, se tu vai là, in questa direzione, puoi arrivare a una strada se tu ti incamini. Per comprendere la direzione io uso il tuo corpo. Il corpo. Non solo, ovviamente, questa è una parte, mi occupo dell'interezza dell'essere umano, ma il corpo non sbaglia. Se la mente me la racconta, se io faccio una seduta con una persona, mi può raccontare di tutto. Io spiego ai miei ragazzi, ai miei studenti, voi quando sarete, avrete titoli per poter fare anche questo, sarete occupato di togliere, sto parlandomi sopra? Sì, no, infatti chiedo alla regia se leggermente abbassa perché sennò ci confondiamo. Avete bisogno di impegnarvi per togliere intanto 70% di ciò che l'altro ti racconta, perché se la racconta. E quindi la vostra abilità è cominciare a leggere tra le righe da ciò che c'è realmente là dietro e che non vi vuol raccontare. Lui chiama paura là dove c'è in verità rabbia. Molto femminile queste cose. Alle ragazze non piace avere rabbia. Quindi lo chiamano in tanti modi diversi. Molto gettonato è la propria paura. Ma quando vado a vedere, loro sono furiosi dietro le quinte. Come se fossero una parte di loro, una parte che è normalmente più piccola, la parte, il piccolo sé, qualcuno lo chiama il bambino interiore, che è legato a una scontentezza, come se fosse stato violato molto tempo fa dei diritti empirici e che da allora, non sapendolo, ha sviluppato tanti disagi, cercando di evitare di imbattersi poi in questo dolore strada facendo. Quindi io vado generalmente a fare delle indagini incrociate, utilizzando lei per capire e comprendere e utilizzando il corpo per vedere come ti senti in certe situazioni, cosa succede. Quando affronti la tua paura, quando affronti la tua rabbia, non li affronti di petto, normalmente, perché è una cosa che non hai bisogno di me. Però a volte ci sono situazioni come quelle che si vedono qui, che ci sono proprio i veri rilasci emotivi che sono richiesti. È come avere una vasca da bagno, prenderla piena di un liquido rosso, e rovesciarla, e tu senti tutta questa cosa per terra, meraviglioso, quello che abbiamo detto prima, io mi sento meglio, mi sento sollevato, poi lo rimetti a posto e dici, fatto, andiamo a casa, abbiamo fatto. E poi ti accorgi che 2 ore dopo, 2 giorni dopo o 2 settimane dopo è di nuovo piena. E dici, come mai? L'ho appena rovesciata. Allora ti rendi conto che non basta questo, ma che noi abbiamo meccanismi con quale autogeneriamo questo tipo di sensazioni spiacevoli, qualcuno li chiama negativi, ma non penso che siano negativi, noi li percepiamo come tale, sono sempre avvertimento e io vado poi con loro alla ricerca di quali sono i rubinetti aperti, da quale scroscia ogni minuto della loro vita quel liquido nella loro vasca da bagno senza che loro si accorgono. Normalmente li chiamo generalmente sistemi di autoboicottaggio. E tipo, mi faccio un esempio concreto, quali sono queste valvoline?
meccanismi di autoboicottaggi che noi utilizziamo ogni giorno di tanti generi. Il tuo essere, stare sempre nella tua parte vittima, senza che neanche tu ti accorga. Sembra che tu sei una persona così amorevole, così piacevole, così simpatico, così dimessa. In verità, la tua paura dalla vita ti fa sempre stare un passo indietro. Tu hai la sensazione di non portarti mai in gioco, di non poter essere visto per ciò che sei. Subisci molte cose. Dove vorresti dire no, dici sì. Dove vorresti non sorridere, invece sorridi. Questo non è gratis. Questo entra in questo zainetto che abbiamo come qualcosa che ha un peso specifico. E dopo un po', strato dopo strato, ti trovi con dei pesi più sostanziosi. Comincia a svilupparsi un effetto collaterale. Effetto collaterale è uguale rabbia. Questa rabbiolina che nasce da sotto e che cresce. E quando cresce, qui lo sentiamo. Infatti esiste, lavoro con l'idea che esiste un ruolo empirico alterato ormai, che si chiama vittima rabbiosa. Ma come? Dove c'è la vittima non può essere la rabbia, altrimenti non sei più vittima. E dove c'è la rabbia non c'è mai la vittima. Invece dentro di noi queste due parti convivono come se fossero piani che non comunicano fra di loro. Da uno accumulo e dall'altro me la racconto e continuo a tendere in una certa direzione per non confrontarmi con le cose che non vanno. Fino a quando sul piano superiore dove ho accumulato qualcosa succede, normalmente sono cose spiacevoli. Mi accorgo che non posso più mantenere, qui dietro monta qualcosa che sento il fiato sul collo, comincio a scattare, comincio a avere momenti scomposti, mi vergogno di questo, mi sento in colpa per averlo fatto, fino a quando questa cosa procede. In tutto questo andamento, possiamo chiamarlo degrado empirico, poi noi abbiamo dei nomi, nomi che fanno paura, nomi che nella medicina classica accademica vengono chiamati diversamente, però effetti sul corpo. Non ho capito, mi scusi. Effetti sul corpo. Effetti sul corpo, okay, tipo... in cui mi ritrovo negli anni 80 in una indagine molto interessante, la Kansas University ha fatto un'indagine in tre continenti diversi con migliaia di persone a doppio cieco, di cui mi sono preso quello che in verità mi interessava particolarmente, ossia che esiste, sappiamo dagli anni 70, una cancer personality, ossia una personalità, una specie di profilo psicologico, io lo chiamo empirico, un profilo empirico che tende a sviluppare il cancro. Come compressione di qualcosa, una delle molte possibilità, quindi uscire dall'idea che sono delle cellule impazzite che a caso proliferano in te sì e me no, tutti abbiamo cellule cancerogene nel nostro corpo anche al momento della nascita, da te scatta questa trappola, a me non ha preso, che fortuna. Uscire da questa idea della casualità e vedere che noi stiamo producendo qualcosa attraverso il nostro modo di porci nella vita, che questa cosa possa avvenire o non possa avvenire, che non sia soltanto blanda eredità o soltanto casualità. E qui entriamo poi nella nostra matrice, cosa porto nel gioco, quali sono i miei sistemi di autoboicottaggio, come me la racconto. In tutto ciò il mio corpo mi aiuta tantissimo, perché riesco a fare delle cose che giocando con lui, sentendo cosa porta o portandolo perfino in un rilascio emotivo, in cui le persone sono stupite. A volte faccio rilasci emotivi con persone in gruppo, persone visibilmente incazzate, che quando sono là sdraiato per terra o comunque impegnato a fare qualcosa,
non trovano nulla, non riescono a dire, a spiccicare parola. A volte invece trovo persone che sembrano gli angeli scesi in terra, che esplodono. Diavoli, il diavolo! Esplodono e sono stupiti di se stesso. Meno male che tu l'hai trovato. È come attivare questa valvola invece di dovertela implodere dentro di te e sviluppare chissà quale cosa che tu poi vedi come senz'altro qualcosa di non bello. Lo esterni, lo lasci andare e sviluppiamo delle maniere in cui integrarlo nella tua vita. Qui diventa molto interessante, a tutti i livelli, di cui ovviamente il corpo è una parte importante, ma non è soltanto rilascio, io faccio dall'A alla Z, quindi entrare in questo sistema vuol dire cominciare a sperimentarsi quali sono i triggers per la tua paura che tu hai preso già da piccola, come gestirtela adesso, come renderli visibili a te, perché è il momento in cui nascono come consapevolezza, all'interno del momento in cui facciamo delle cose insieme, esce fuori e tu lo guardi come qualcosa, non ti ho mai visto, bambino mio. E da quel momento in poi tu hai una modalità diversa di confrontarti con te. Lo stesso con la rabbia, lì, figurati nell'Accademia, nella miscela di Academy che ho generato 20 anni fa, proprio a tal proposito, per stupirti, poterti stupire di te stesso, ho messo già 20 anni fa un seminario che si chiama Il digiuno dell'anima. 10 giorni senza cibo solido. Mi hanno fatto i macumba per questa cosa. Oggi apri internet e non c'è l'autofagia, il massimo meccanismo che l'essere umano possa attivare, i geni della longevità. Bello il digiuno dell'anima. Il digiuno dell'anima, 10 giorni in Italia. Ma qui siamo in Italia, senza 2 spaghi. Come faccio un giorno e mangerei già un bue? Come faccio 10 giorni? Staremo male, moriremo. Oggi non lo dicono più. Hanno paura lo stesso. Lei lo fa il digiuno dell'anima? L'ha fatto? Io per me fa parte della mia cultura, che faccio ogni tanto, anche durante l'anno. L'amico Walter Longo insegna che esistono i mimo digiuni, piuttosto che tante opzioni di come porti a questo tema. Fa molto bene e questo è. Perché 10 giorni? 10 giorni perché vai oltre la soglia. La soglia normalmente è fra il 5° e il 7° giorno e da quel momento c'hai il turnover, ossia entri nel beneficio di quello che realmente è. Da quel momento in poi non hai più fame, non senti più. Ma perché il digiuno dell'anima quando in realtà è il digiuno del corpo? Perché il corpo è il mezzo per far venire a galla tutto ciò che tu porti là come... sai, quando pettini qualcuno e tutti i nodi vengono al pettine, e il digiuno è un pettine meraviglioso. E dopo il 6°-7° giorno tu hai una chiarezza, vivi una bellezza interiore, una serenità che probabilmente non hai mai conosciuto fino ad al momento. E se tu lo vivi all'interno di un gruppo che si muove in una certa direzione, e ti senti anche sicuro, ti senti sostenuto. Io lo faccio sempre a Ischia, da 30 anni nello stesso posto, quindi è un momento per sé di una intimità assoluta e di una gioia assoluta. E in più impari qualcosa di fondamentale. Qualunque fossero stati i tuoi problemi col cibo prima, e ce ne sono tanti, che tu sei libero dal cibo. Non è vero che tu muori dopo 5 giorni che non mangi. Non è vero che tu devi mangiare sempre per rimanere in forma, per rimanere vivo come la tua nonna, mamma o qualcun altro ti ha detto. In una cultura in cui le mamme dicono se non hai mangiato, mangia, perché stai così male. Quindi impari che tu hai un'opzione diversa. Tu sei libero, sei vivo anche 10 giorni dopo. È una sensazione, fin quando tu lo capisci una cosa, quando tu lo senti in pancia, si aggiunge qualcosa a quell'ambito che all'interno dell'Academy stiamo sviluppando di
opzioni diverse nella vita, di una matrice diversa, uscire da quel stereotipo, non dover stare necessariamente nel terrore psicologico di ogni giorno, nella rabbia arretrata che tutti hanno, ma avere una modalità diversa con se stessa. Beh, è una bella opzione, trovo, sai, che vale la pena guardarsi in faccia una volta prima di andarsene da questo mondo. Questo per me è una meta. Oltre convenevoli, oltre tutto ciò che noi crediamo di noi stessi, che poi strada facendo viene fuori che non è vero. Realmente, guardarmi nello specchio una volta per ciò che sono, vedermi, guardarmi e approvarmi, è la meta per persone così sofisticate, elevate come noi siamo in questa società. Non è... Bellissimo, io ho ascoltato con molto interesse, bella questa... Non ho respirato, adesso respiro. Ok, il respiro è fondamentale, perché si tra può fare... Tra l'altro anche noi facciamo e proponiamo un'esperienza, un trekking di 8 giorni, a strettissimo contatto con la natura, un'esperienza di povertà e spiritualità, in cui l'alimentazione gioca un ruolo importante. Noi siamo in cammino, facciamo circa 180 km a piedi in zone deserte, pianeggianti, una piccola tribù, un gruppo di persone, mangiamo solo una ciotola di riso prima dell'alba e una ciotola di riso al tramonto. Wow. Per 8 giorni. Lui ha utilizzato una parola importante, la spiritualità. Io appositamente, se hai visto, ho bypassato questa parola. Oggi va così di moda di parlare delle seconde vite, dell'altra vita, della reincarnazione, di... sembra che come vendere panini. Io personalmente ho molto rispetto di questo ambito, quindi ritengo che sia intimistica, è veramente la parte, il santo graal di ogni essere umano. Non mi sento di imporre altri ulteriori modelli di pensiero, ma in situazioni in cui viaggiamo in questo ambito, tu trovi quello che nasce spontaneamente dentro di te e la scopri come spiritualità. E poi scopri che questa spiritualità non è soltanto relegato a quel stretto ambito di una palestra dell'anima in cui tutto vada bene, ma tu la puoi esportare, portare fuori nella vita e trovarti nella vita di tutti i giorni rendendoti conto che è spendibile anche nei ambiti in cui non avresti mai pensato, perfino non soltanto nei rapporti, non soltanto con i genitori, con chi ami, ma anche quando spendi i soldi, anche quando hai un rapporto che sta cambiando con l'ambiente. Qualcuno lo chiama più consapevole, qualcuno lo chiama più amorevole, ma dove nasce tutto questo? Da uno spazio interiore che comincia a generare un'esigenza, che questa è un'esigenza, quindi non è un dovere. Oggi viene applicato come dovere essere attenti all'ambiente. Certo, ok, per le persone che non capiscono un altro linguaggio va bene anche questo. Devi stare attento perché stiamo rovinando tutto. Anzi, abbiamo già rovinato tutto. Ma non è molto più auspicabile sentirlo come un'esigenza personale. E questa è un'applicazione. Qualcuno ha bisogno di dirti però che esistono leggi empiriche secondo i quali procedere. Quindi c'è una retroscena, non va tutto bene quello che nella tua pancia avviene. Anzi, quello che vi ho raccontato prima di questa mamma che non sapeva come fare con questi figli, ha bisogno, una delle prime cose, rendersi conto che lei nella sua vita sta scambiando fischi per fiaschi. E non dovunque dove credo che ci sia amore, no, spesso e volte c'è la calesse e non c'è l'amore. E a questo c'è la? Calesse, come si dice? Sì, c'è un film di italiano, non è amore... Ma era un calesse. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Bravo. Di Marco Troisi. Bravissimo! Troisi. Quella roba là, esatto, con Troisi. E quindi renderti conto che l'amore ha una qualità, che non è una scadenza, ma una qualità d'amore che sento spesso sorrisi quando parlo poi di questo argomento, perché non è abituale, ma è vero,
quando ti rendi conto in un mondo in cui è assolutamente normale chi è possessivo, chi è geloso, chi si impone, e tutti lo chiamano amore, tutti chiamano la partner subito amore, piuttosto che, e poi fanno delle cose orrende davanti o dietro, e anche questo è amore. E con i miei figli che amo tanto, e non mi interessa neanche cosa vogliono fare, perché cosa sono fatto, mi interessa dove io credo che loro devono sviluppare i loro talenti. Quindi tutto questo amore, che poi su Facebook c'ha tutti questi bei saggi, queste belle facce, queste frasi che sembra tutti siano ubriachi. Siamo tutti dei saggi. Sì, belli, super ubriachi di saggezza. E poi vai a vedere sul campo, ma è rimasto veramente ben poco di tutto questo, perché manca quel spazio interiore da cui può nascere questa cosa qui. E cosa vuoi che vi dico? La qualità d'amore per un essere umano è fondamentale, anzi chi viene da me in Academy, una delle prime cose è poter dare ai tuoi figli, alla prossima generazione, una qualità d'amore di quanto tu hai compreso, appreso a casa tua. Con tutto il rispetto della bellezza che i tuoi genitori ti abbiano passato, ma forse non avevano tutti i mezzi a disposizione, è un'impresa. Vuoi cambiare il mondo? Questa è la maniera. Cambia te stesso. Ma per farlo hai bisogno di scendere tu in valle, in quella giungla dove non vorresti più guardare. La mia compagna si occupa di bambini, da sempre, prima in una scuola materna, adesso da anni privatamente. E ha una modalità molto semplice. Lei, quando i genitori portano i bambini, fa sentire questo essere al suo agio, non la critica, non la giudica, si mette a disposizione, è là per lui, finito. Dopo un mezz'ora, la prima ora, la seconda ora, quelli si sbottono da solo, cominciano a raccontare cose che non racconterebbero mai ai genitori, così giocando insieme delle cose. Prendendo in mano questo, avendo ovviamente fatto suo tutto quello di cui stiamo parlando, avendo fatto l'Academy, eccetera, eccetera, essendo anche abilitato a farlo, poi chiama i genitori e dice: vogliamo parlarne? Vogliamo parlare di ciò che tu porti nel gioco, che fa in modo che il tuo bambino abbia queste reazioni o non reazioni? Perché spesso i genitori portano questi bambini con la scusa che non vanno bene, che i maestri si lamentano, che nell'asilo dicono che ha dei problemi, che ha una personalità strana. E la reazione tipica quando poi questi genitori arrivano, e Linda parla, gli dice: mi farebbe piacere condividere con voi. I genitori cosa fanno? Dicono: io non so da chi ha preso. Da me no. Da me no. Fatto, pasticcio fatto. Dicono: io per i miei figli farei di tutto, ogni cosa, non c'è sacrificio. Non è vero. Non è vero. Perché poi diciamo: bene, allora siediti qui e noi vediamo insieme cosa porti tu in quel zainetto. Cosa quella. E lo fanno o non lo fanno? Una volta o due. Poi sentono che questo gli dà fastidio. Wow, ha un peso, perché vuol dire metterti in gioco tu, ma tu passi esattamente ciò che tu hai da passare. Il tuo rapporto con ogni figlio, con ogni bambino esterno, sarà esattamente come il tuo rapporto con il tuo bambino interiore, se vogliamo usare questa metafora. E quindi vogliamo guardarci questo bambino che è visibilmente alterato? No, facciamo di tutto per non vedere, per avere la bella faccia nel bel mondo, occupato di fare tante cose. A volte ciò che faccio è ingrato, perché persone non vedono questa necessità fin quando non è troppo tardi. Ma quando ho quelli che lo vedono, che sono sempre, comunque sempre di più, è estremamente gratificante. Cambia l'esistenza da così a così. È veramente gratificante.
Belle, bellissime le cose che ci ha detto, io la ringrazio molto. Vedo che hanno apprezzato anche Jessica e Lorenzo.